È il Teatro Libero di Palermo ad essere tra i vincitori per il terzo anno consecutivo del bando Boarding Pass Plus 2021-2022 promosso dal Ministero della Cultura. Il progetto Interactionese, Interazioni e Pratiche della Scena Contemporanea del Sud, è una naturale prosecuzione delle esperienze maturate in seno alle relazioni con il Latino America. Il progetto vedrà impegnato il Teatro Libero in interessanti connessioni con le realtà artistiche argentine, cilene, peruviane, spagnole ed albanesi. Siamo felicissimi di aver vinto come partner il bando Boarding Pass Plus in collaborazione con il Capofila, Teatro della Città di Catania, un centro di produzione della Sicilia orientale, e anche con Coregia, centro di produzione del Salento, una collaborazione che ormai va avanti da oltre 2 anni, da 3 anni per l'esattezza. Quest'anno il progetto Interazione ci vede collaborare con due importanti enti di promozione, formazione e produzione, che sono la Compagnia La Luna di Nicola Piovani e PAV, un'organizzazione che ha sviluppato un importantissimo, un grande progetto di mappatura, di sviluppo e di sostegno alla drammaturgia contemporanea come Fabula Mundi. La partnership internazionale vede il consolidamento di alcune collaborazioni. Quest'anno la partecipazione al Complesso Teatrale di Buenos Aires, che è il grande teatro San Martino, il grande teatro della città di Buenos Aires, Matucana 100, che è uno spazio importante alternativo della scena di Santiago del Cile, il Teatro La Plaza di Lima, Perù, e poi due altri sconfinamenti europei sul mare, su due sponde diverse del Mediterraneo: da una parte il FIT di Tarragona, un festival internazionale che ha già, diciamo, una sua storia molto importante, e il Teatro Metropol di Tirana, che è un'istituzione appunto albanese con la quale alcuni dei nostri partner hanno già delle collaborazioni molto fitte di attività di coproduzione. Il progetto Interazione è un progetto di formazione, è un progetto che intende sostenere la creazione contemporanea giovane, e l'obiettivo è quello di lavorare per questo terzo anno non soltanto sui drammaturghi, sui registi, come avevamo già fatto negli anni precedenti, ma sulla figura dell'attore, del performer. Quindi ci concentriamo anche molto sulla creazione di una compagnia internazionale.